Bene, continuiamo il nostro studio dell'elettrostatica con qualche esercizio. Facciamo in particolare questo, l'esercizio 3, a pagina 776, mi pare, che dice la seguente storia. Abbiamo una sferetta di massa M, piccola, che misura 8 mg. Come sempre, è sempre opportuno trasformare in unità di misura, ma lo facciamo dopo. E questa è appesa a un punto fisso o mediante un filo, quindi fatemi fare il disegno. Ecco, qui abbiamo la nostra sferetta di massa M e il punto fisso è O sul soffitto e si trova a 40 cm al di sopra di una seconda sfera fissa che giace sul tavolo. Quindi qui c'è il nostro tavolo, per un istante solo, sì. Questa è un'altra sfera, questa distanza chiamiamola H, e H misura 40 centimetri. Ok, i raggi sono delle sfere, sono sufficientemente piccole da poterle considerare puntiformi. E il testo continua questa parte. Le cariche della prima e della seconda carica sono rispettivamente Q1, questa è la sfera 1. Q1 misura 0,8 per 10 alla meno 7 coulomb, mi sembra di capire, e Q2, scritto un po' piccolo, è 1,1 per 10 alla meno 8 coulomb. Sì, qual è la tensione del filo? La prima domanda, e poi supponi che la carica 2 cambi segno, come cambia la tensione del filo? D'accordo? È chiaro il concetto? Allora, focalizziamoci sulla, questa è la carica 2, scusate, come avevo segnato. Focalizziamoci sulla carica 1. Sulla carica 1, copio il disegno così lo posso pasticciare, e lo ripeto qua sotto. Sulla carica 1 agiscono quante forze? Agiscono in realtà tre forze. C'è la forza peso, la forza di repulsione elettrostatica, perché le due cariche hanno lo stesso segno, chiamiamola FE, F elettrostatica, e in più la nostra incognita che è la tensione del filo. Ok? Attenzione, se le due cariche sono entrambe positive, la forza di repulsione è diretta verso l'alto. Quindi, tra virgolette, aiuta la tensione a bilanciare il peso. Se la nostra sferetta 1 è in equilibrio, allora la forza risultante sulla sferetta 1 deve essere uguale a zero. Primo principio della dinamica. Quindi, il peso più la forza elettrica più la tensione deve dare totale uguale a zero. Qui, per nostra fortuna, possiamo anche trascurare il segno vettoriale perché tutti i vettori sono allineati. Immaginiamo di prendere la direzione positiva verso l'alto, come l'asse delle y, quindi la nostra equazione vettoriale diventa: il peso, che è la forza diretta verso il basso, deve essere bilanciato dalla tensione più la forza elettrica che hanno lo stesso verso, perché tutte e due sono dirette verso l'alto. Ok? Qui questi simboli, questi che sto usando adesso, senza vettore sopra, sono solo intensità delle forze, ok? Quindi sono tutti numeri positivi. Di conseguenza, se il peso è bilanciato dalla tensione più la forza elettrica, significa che per trovare la tensione del filo basta che faccia il peso meno la forza di repulsione elettrostatica o forza di Coulomb se preferite. Ok, beh, il peso è la massa della sferetta per l'accelerazione di gravità g. La forza di Coulomb sarà K0, siamo nel vuoto,
per il prodotto delle due cariche Q1 Q2 diviso la loro distanza che è h alla seconda. Ok? Attenzione, ripeto, M, che era, mi pare, 8 mg, va trasformata in chilogrammi. E qui, milli significa 10 alla meno 3, grammi sono 10 alla meno 3 chilogrammi, quindi è 8 per 10 alla meno 6 chilogrammi, 8 milionesimi di chilogrammo, ok? Quindi è molto molto piccolina. H, l'altro dato da trasformare, in centimetri va cambiato in metri. H sono 0,4 metri. Andiamo, facciamo un passetto alla volta, prima calcoliamo il peso della nostra sferetta, quindi m per g, quindi 8 per 10 alla meno 6 kg per ancora 9,81 metri al secondo quadrato, e otteniamo in newton. Allora, 8 per 9,81 fa 78,48 per 10 alla meno 6 newton, quindi circa 7,8 per 10 alla meno 5 newton. Questo è il peso della sferetta. Adesso calcoliamo la forza elettrostatica, la forza di Coulomb, quindi K0, carica 1 per carica 2 diviso la loro separazione al quadrato, quindi 8,99 per 10 alla 9 newton per metro quadro fratto coulomb alla seconda, per il prodotto delle due cariche, non me le ricordo più, una era 0,8 e l'altra 1,1, 0,08 e 10 alla meno 7, 0,8 per 10 alla meno 7 Coulomb, scusate, per 1,1 per 10 alla meno 8 sempre Coulomb, e poi sottraiamo 0,4 metri alla seconda. Anche qui prima ci occupiamo dei coefficienti, quindi 8,99 per 0,8 per 1,1 diviso 0,4 alla seconda, e viene circa 49 per 4,45, poi approssimeremo per, allora 10 alla, qui abbiamo 9 meno 7 meno 8, che ci dà meno 6, quindi abbiamo, possiamo approssimare a 4,94 per 10 alla meno 5 newton. Okay. Di conseguenza la tensione del filo, che è il peso meno la forza elettrica, che vale, quindi cosa avevamo trovato prima, 7,8 per 10 alla meno 5 newton meno 4,94 per 10 alla meno 5 newton, quindi 7,8 meno 4,94 viene 2,86 per 10 alla meno 5 dimmi controllare. Il testo prossimo a 2,9 se non ricordo male. Sì, vabbè, è uguale, va bene lo stesso. Questo è ok. Tutto chiaro fin qua? Dopodiché, per rispondere alla seconda domanda, non mi serve fare i calcoli, cioè non tanto se non altro. Questa era la prima domanda. Mettiamo un puntino qua. Nella seconda domanda chiede cosa succede se Q2 diventa meno 1,1 per 10 alla meno, cos'era? Alla meno 8 coulomb. Cioè se la seconda carica, anziché essere positiva, è negativa,
Beh, in questo caso vi faccio il disegno, sempre il filo, questa è la carica Q1 positiva. Se adesso Q2, che è qua sotto, diventa negativa, allora cosa succede? Beh, la forza di attrazione elettrostatica, anziché essere, l'abbiamo disegnata in blu, mi pare, anziché essere repulsiva, diventa attrattiva. E quindi è diretta come il peso. Per cui la tensione adesso, che era disegnata in rosso, deve bilanciare sia il peso che la forza elettrica, per cui la tensione diventa P più la forza elettrica. Nulla la differenza, perché la forza elettrostatica cambia di segno. Quindi qui in questo caso la tensione deve essere più intensa, perché l'attrazione elettrostatica tende a tirare verso il basso la pallina. Di conseguenza qui non sarà più necessario fare la differenza tra P e la forza elettrica, fatemela copiare per evitare di riscrivere tutto, ma faremo la somma. Non c'è più un meno, ma un più. Quindi in questo caso avremo 7,8 più 4,94, che viene 12,74 per 10 alla meno 5 newton, quindi approssimiamo a 1,3 per 10 alla meno 4 newton. Ok? Tutto chiaro? Ci sono altre domande? Poi avete chiesto il 4, mi pare, quello successivo. Okay, andiamo a vedere anche quello. Allora, fatemelo leggere. Dice, una particella carica negativamente di massa m che vale 9,16 per 10 alla meno 8 kg, si trova a una distanza d pari a 1,0 per 10 alla meno 6 metri da una particella identica che ha la stessa massa. Quindi abbiamo due particelle, 1 e 2, la loro separazione è d. Questa è la carica negativa e il valore della loro forza di repulsione elettrostatica nel vuoto è uguale a quello della loro forza di attrazione gravitazionale. Quindi le due cariche sono identiche, se ho capito bene, e la separazione è un milionesimo di metro. Inoltre dice, prego, siamo nel vuoto, questo è importante. Inoltre dice che la forza elettrostatica eguaglia la forza gravitazionale. D'accordo? Qual è la carica delle particelle? E inoltre quanti elettroni ci vogliono per ottenere quel valore di carica? Non so se ho letto tutto. Ok. Quindi dobbiamo trasformare le grandezze perché sono già in chilogrammi e in metri, e l'informazione fondamentale è questa: la forza elettrostatica è uguale a quella gravitazionale. Quale carica è necessaria a produrre questo effetto? Beh, la forza elettrostatica o forza di Coulomb è nel vuoto K0 il prodotto delle due cariche, che in questo caso sarà Q alla seconda, che sarà Q della prima carica, Q della seconda, e il loro prodotto Q quadro, diviso la distanza d alla seconda, mentre la forza gravitazionale sarà G, costante gravitazionale, le due particelle sono identiche, quindi anche qui avrò una massa per una massa, quindi M quadro, diviso la stessa d alla seconda. Questo
La distanza è sempre la stessa. Ok? Le due forze sono identiche, quindi posso eguagliare queste due espressioni e ottengo K0 Q alla seconda diviso D quadro, che vale la costante di gravitazione universale G per M alla seconda diviso D alla seconda. Qui, per nostra fortuna, la distanza tra le due particelle è irrilevante. Moltiplico per D quadro a destra e a sinistra e se ne va. Qui basta che divido per K0, ho Q al quadrato che vale G fratto K0 M quadro, e poi prendo la radice quadrata. Quindi Q, la carica di ciascuna particella, vale G su K0. Se m quadro porto fuori dalla radice, ottengo m. Qui è chiaro che Q può essere sia positivo che negativo, perché tanto la repulsione è la stessa. Okay? Quindi in realtà sappiamo già che sono negative, quindi ci preoccupiamo di calcolare l'intensità della carica. Quindi eseguiamo questo calcolo. Vi ricordo che G è 6,67 in 10 alla meno 11 newton per metro quadro su chilogrammo alla seconda. Quindi basta sostituire radice di 6,67 per 10 alla meno 11 newton metro quadro chilogrammo alla seconda diviso K0 8,99 per 10 alla 9 sempre newton per metro quadro su coulomb alla seconda per la massa della particella piccolina che era 9,19 in 10 alla meno 8 chilogrammi. Se non ricordo male, sì. Ok? Allora procediamo come al solito. Sotto radice, qui ci rimangono chilogrammi, anzi coulomb fratto chilogrammo, qui newton e metri quadri si semplifica. E andiamo a fare il rapporto tra i due coefficienti. 6,67 diviso 8,99 che viene 0,7419 per 10 alla meno 11 meno 9 fa meno 20. Vi ripeto, abbiamo coulomb alla seconda diviso chilogrammi alla seconda. Prego. 9,16 hai ragione, scusami. C'è un 6. Certo. E lo ricopio sotto 9,16 in 10 alla meno 8, questo è un 6 chilogrammi. Allora qui calcoliamo la radice quadrata di questo numero che viene la radice di 0,7419 0,8613 per 10, la radice di 10 alla meno 20 fa 10 alla meno 10, coulomb al quadrato fratto chilogramma al quadrato sotto radice fa C su K G per 9,16 in 10 alla meno 8 chilogrammi, chilogrammi, chilogrammi si semplificano e otteniamo 0,8163 per 9,16 fa 7,89 per 10 alla meno 10 meno 8 meno 18 coulomb. Controllare. Ok, questa, prego. Quale? No, tu hai due particelle identiche. Stessa massa, stessa carica, fatemi vedere il disegno, ok? Qui, avendo la stessa carica, le due particelle si respingono l'una con l'altra. Questa è la forza, focalizziamoci sulla 2, la forza elettrica o forza di Coulomb. L'intensità di questa forza è identicamente, come intensità, uguale a quella gravitazionale, che invece è attrattiva. Ok? Quale carica a questa distanza produce questa situazione? La massa è quella che è, la conosci. Okay?
Quanto devono essere cariche le due particelle per fare in modo che la forza di gravitazione bilanci quella che è attrattiva, bilanci quella di repulsione elettrostatica legata alla carica. Allora, se hai la massa, che te la viene data, la carica si ottiene eguagliando le due forze, perché in questa equazione l'unica incognita è Q, da cui determini la carica che è 7,89 in 10 alla meno 18, scusate, qui c'è un meno, coulomb, e quindi quanti elettroni devono formare questa carica? Beh, la carica elettronica E è 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb, quindi il numero di elettroni necessari a formare questa carica sarà la carica che abbiamo trovato diviso la carica di un solo elettrone. Nel nostro caso avremo 7,89 per 10 alla meno 18 coulomb fratto 1,6, approssimiamo, per 10 alla meno 19 coulomb. E quindi ci vengono circa, allora, 7,89 diviso 1,6. Circa per 10 alla 1, quindi circa 49 elettroni. 49,3, quindi 49. Quindi se quelle due particelle sono in realtà due ioni, ionizzati 49 volte, la cosa può funzionare. Cioè possono essere in equilibrio. Ok? Nel vuoto. Se non fossero nel vuoto, allora avrebbero dovuto tener conto della presenza del mezzo dividendo la parte elettrostatica per epsilon r. In un mezzo questa forza è più piccola, quindi mi serviva più carica, una carica maggiore. Mentre in qualsiasi nel vuoto nel mezzo, quella gravitazionale è sempre la stessa. Ok? Tutto chiaro? Qualche altra proposta? Se no, vi propongo io questo. Chiudiamo. Sì, ce la facciamo. Allora, che ne dite di io farei insieme con voi 10. Che è abbastanza delicato, non è difficile, ma insomma, bisogna stare un po' attenti. Abbiamo un sistema di questo tipo. Fammi copiare il disegno, poi passiamo alla lavagna. Abbiamo due punti A e B, disposti in questo caso orizzontalmente, separati da una distanza che è 2L. AB è lungo due volte L, con L che lo vediamo tra un istante. In A e in B ci sono due cariche identiche, qua metto B, in A e in B le due cariche identiche misurano 5 per 10 alla meno 6 coulomb. La distanza 2L vale 12 centimetri e attorno a distanza che è la metà, quindi nel punto M, punto medio del sistema, sta ruotando attorno a questo asse, questo segmento AB, un'altra carica Q' negativa, queste sono tutte e due positive, ok? E Q' vale meno 4,0 per 10 alla meno 6 coulomb.
più moto rotatorio circolare attorno al segmento AB con un lungo un piano perpendicolare all'asse di AB con una frequenza F della rotazione che misura 1 kHz, cioè 10 alla 3 Hz. Quindi in un secondo fa 1000 giri. Ok, punto primo, domanda prima, qual è la forza esercitata dalle cariche positive sulla carica negativa? E calcola la velocità della sferetta di Q'. Vediamo se ho scritto tutti i dati importanti, mi pare di sì. Ok, questo ruota. Qui abbiamo questa distanza, AM vale L, questo vale L. D'accordo? Abbiamo la massa. Abbiamo la massa. C'era. Sì, 9 mg. Q'. Questa qui ha una massa m di 9 mg. Ok. Cos'è che costringe questa sferetta a fare un moto circolare? Cioè questo sistema ha senso? Beh, in realtà sì, perché fatemi rifare il disegno. Qui abbiamo le due cariche in A e in B. A e queste B, tutte e due positive. Poi c'è, chiamiamolo punto C a questo punto, la carica Q', qui è Q e qui è Q, la quale subisce due forze, una trazione elettrostatica verso A e una verso B, che sono identiche perché le due cariche in A e in B hanno la stessa intensità. E la distanza CA e CB è la stessa, perché qui questa è piazzata sul punto medio M. Quindi questo segmento CA e CB sono uguali. Quindi queste due forze, la forza dovuta ad A e la forza dovuta a B, cancellano le parti orizzontali e sommano le loro parti verticali. E quindi la forza risultante sulla sferetta Q' è una forza in ogni punto perpendicolare alla sua traiettoria, quindi funge da forza centripeta. Quindi la forza risultante è una forza centripeta che quindi costringe la sferetta a compiere un moto circolare mv quadro su R, oppure ancora meglio m omega quadro R. Ok? E omega è legato alla frequenza, vi ricordo che omega, velocità angolare del moto circolare, è 2 pi greco volte la frequenza f che conosciamo, f è 1 kHz. L'unica cosa ci manca R, non sappiamo quanto è grande questa circonferenza, il raggio non ce l'abbiamo, però possiamo ricavarlo per via tra virgolette indiretta. Perché? Beh, questa stessa espressione, cioè quella che ci dà la forza centripeta, per capirci, quella che fa fare la nostra sferetta il moto circolare, è prodotta da che cosa? Dalle due forze elettrostatiche. Okay, quindi, ripeto, fatemi ridisegnare questo, ma immaginate che qui c'è il punto C, quindi la carica Q'. Quindi qui ho le due forze elettriche, una che va verso A e una che va verso B, FB, ecco. Ora le due componenti orizzontali, le disegno in verde, questa FA orizzontale e FB orizzontale si cancellano. Rimane efficace la parte verticale di ciascuna delle due forze, però ciascuna delle due contribuisce nello stesso modo, quindi in realtà la forza risultante sarà doppia. D'altro canto, se usate il metodo del parallelogramma, viene proprio questo.
Ora, dato che le due forze contribuiscono nello stesso modo, la forza risultante sulla carica Q', quindi nel punto C, sarà due volte, per esempio, la parte di A verticale. Fatemi indicare come. Immaginiamo questo sia asse delle Y, no? Questo verticale asse delle Y. E quindi c'è questa parte qui, FAY, ok? Da che cosa sarà data? Beh, fatemi completare questa sarebbe la parte orizzontale. Abbiamo un triangolo rettangolo, questo è FA il cateto, questo angolo, chiamiamolo alfa, ok? Mi permette di dire che la forza lungo l'asse verticale vale l'intensità della forza, che è il nostro ipotenusa, per il coseno di alfa. Ok? D'accordo? Ma attenzione, rifacciamo il disegno. Qui abbiamo il punto M, qui abbiamo il punto C, qui abbiamo il punto A. Questo è l'angolo alfa, questo misura L, questa misura R che è incognita, questa misura la nostra distanza di tra le due cariche. Quindi il coseno di alfa posso sempre pensarlo come il rapporto tra R fratto D, cateto adiacente, diviso ipotenusa. Morale della favola, la forza risultante sulla carica Q' sarà due volte la forza su A diretta verticalmente, quindi due volte FA per D su, scusami, per R su D. Ok? Dove D, attenzione, teorema di Pitagora, è radice quadrata di L quadro più R quadro. Ci siamo fin qui. Ora quindi la nostra equazione chiave qual è? La forza centripeta, quella che è responsabile del moto della particella, quindi m omega alla seconda per r, vale la forza risultante due volte la forza elettrostatica A per R fratto D, dove vi ricordo che FA, la forza elettrostatica, è K0 Q' Q diviso D alla seconda. Ricordo che per A intendiamo la forza con cui A attira la carica Q piccolo, Q' piccolo che è in C, qui abbiamo Q, qui abbiamo Q' e sono di segno opposto. Adesso, se notate, da questa equazione qui un R va via. Fatemela riscrivere. Un R se ne va, la riscrivo qua sotto. M omega alla seconda R che vale 2 K0 Q' Q su D quadro R diviso D. Questo se ne va. Posso semplificare per R. E quindi da qui posso ricavare D. L'unica incognita qua dentro è D. Perché a sinistra M lo conosco, omega lo conosco, K0 è una costante, le due cariche lo conosco. Quindi abbiamo M omega alla seconda che vale 2 K0 Q' Q su D alla terza. Attenzione, D a seconda per D fa D alla terza. Da cui abbiamo che D alla terza vale 2K0 Q' Q diviso M omega alla seconda. Sì, e quindi D, la radice cubica di 2K0 Q' Q su omega quadro.
Una volta che abbiamo trovato D, possiamo invertire il teorema di Pitagora e trovare R. E trovato R, lo inseriamo nella relazione della forza centripeta e abbiamo la forza. Ok? Quindi procediamo al calcolo di D, questa è la radice quadrata di. Abbiamo 2 per K0 e 8,99 per 10^9 newton metro quadro coulomb alla seconda. Per, ovviamente metteremo il valore assoluto delle due cariche, perché il segno l'abbiamo già utilizzato col fatto che sono attrattive. Allora, una è 4 per 10 alla meno 6, l'altra è 5 per 10 alla meno 6 coulomb, quindi 4 per 10 alla meno 6 coulomb per 5 10 alla meno 6 coulomb. E sotto abbiamo la massa, non me la ricordo più, la massa della particella era 9 mg, quindi 9 per 10 alla meno 6 kg, e omega quadro è 2 pi greco per f, che è 10 alla 3 secondi alla meno 1 tutto al quadrato. La radice è cubica, attenzione. Ok, questo calcolo l'avevo già fatto, vi riporto il risultato, proviene circa 0,1 metri. Quindi, utilizzando R come la radice quadrata di D alla seconda meno L alla seconda, 2L è 12, quindi L è 6 centimetri, quindi 0,06 metri, otteniamo che R è 8 centimetri circa. Questo, possiamo scrivere che la forza che agisce sulla nostra particella, cioè m omega alla seconda per R, uguale 9 per 10 alla meno 6 kg per 2 pi greco 10 alla 3 hertz secondi alla meno 1 al quadrato per 0,08 metri. E otteniamo un'intensità della forza pari a circa 28,42 newton. Cos'altro chiedeva? La velocità. Questa è la forza, fatemi controllare. 28 newton, sì. La velocità con cui si gira la particella, V, beh, lì posso, ho diverse strade per farlo. Diciamo che omega per R è quella più semplice. Si tratta di un moto circolare uniforme, quindi sarà 2 pi greco F per R, che erano 8 centimetri. E veniva, fatemi completare questo, poi chiudo, circa 502,6 metri al secondo. E questo è corretto. Ok. Ho sforato il tempo massimo, per oggi chiudiamo qua.